Guerriero, bentornato nel nostro Fight Club. Da pochissimi minuti è disponibile la roadmap della nuova Season 3 di Warzone e Cold War. E cosa vediamo nello sfondo? Ovviamente nuovo operatore, ma andiamo a vedere velocemente quelle che saranno le novità che verranno introdotte con la Season 3. Ma prima di cominciare ricordati, lascia un like ed iscriviti a questo canale YouTube. Inoltre ti aspetto su Twitch per giocare insieme tutte le sere quando vado live dalle 21.30 in poi sul canale twitch.tv/bitlocker. Andiamo a vedere quali sono le novità di questa Season 3. Let's go! Facciamo una rapida carrellata di tutto quello che vedremo in questa Season 3. Partiamo dall'alto, multiplayer. Avremo due nuove mappe che verranno introdotte al lancio con il gioco. Yamantau è una 6v6 e il Diesel 6v6 e 2v2. Durante la stagione avremo standoff 6v6 e multi-team Duga durante la season. Avremo nuove modalità multiplayer come Stick and Stone e multiplayer elimination durante la stagione. Inoltre una nuova score streak, bombardamento a tappeto, devastante, e quello che stavamo aspettando, non plus ultra, la modifica della mappa di Warzone. Finalmente Verdansk riceverà qualche modifica sostanziale dovuta forse al bombardamento, forse all'esplosione, forse alla radiazione, forse ai zombie. Adesso vedremo durante l'evento del 21 e andremo a vedere quali saranno le zone che verranno modificate sulla mappa. Ci sarà un evento al lancio che sarà Caccia ad Adler. Questa Caccia ad Adler praticamente ci permetterà di sbloccare blueprint, particolari calling card, eccetera eccetera. Un evento che durerà per il lancio del gioco e sarà praticamente l'evento che ci porterà nella Verdansk, credo anni 80. Tanti rumors ormai stanno dando per certo questa teoria, e 90 su 100 ci troveremo negli anni 80. Infatti, come vedremo successivamente nei nuovi operatori, avremo durante la season Knight, durante al lancio Wright e il Capitano Price in versione anni 80. Quindi questa è una delle cose che mi fa pensare che ci sarà mappa anni 80. La Wraith sembra un po' la battery di Black Ops, così, diciamo, forse la mamma, la sorella maggiore, la nonna, qualcosa di simile. Comunque sia, e avremo Antonov durante la season come altro operatore. Importantissima nella sezione zombie, vediamo che ci sarà introdotta la nuova regione Duga, il nuovo field upgrade Toxic Grow, ci sono i nuovi veicoli Cargo Truck e il FAV, che è praticamente la Dune Buggy che siamo stati abituati a vedere nell'introduzione di Cold War, e poi, cosa più importante per me perché sono appassionato, le armi della Season 3 di Warzone. Quindi abbiamo il PPSH-41, che è un SMG a tutti gli effetti che promette fuoco e fiamme. Lo Swiss K31, uno sniper che potrebbe essere potenzialmente il fratello maggiore del CAR. I coltelli balistici, che però saranno introdotti durante la season, non al lancio. Avremo il Carv 2 durante la season, che è un fucile tattico, quindi un DMR, e avremo la MP63, che è una pistola, ma dall'immagine sembra quasi tutta un'altra cosa. Sia il Carv 2 che la MP63 hanno questo aspetto quasi futuristico. Un po' il disegno va ben oltre quello che siamo stati abituati a vedere con i disegni delle armi tradizionali di Modern Warfare. In più la mazza da baseball, che chi più ne ha più ne metta, dopo aver avuto la mazza ferrata, la mazza da baseball non fa mai male. Avremo nuovi livelli prestigio durante la season, ci saranno eventi di mid season, chi più ne ha più ne metta. Stiamo per vedere anche un mondiale fra qualche giorno, quindi il titolo è più frizzante che mai. Non vedo l'ora di vedere quali saranno le novità implementate sulla mappa e quali gameplay si potranno fare. Spero che non ci siano troppi bug, ma vorrei vivere con voi il lancio il 21 sera, quindi vi aspetto tutti quanti su Twitch alle 21 per il lancio della nuova season.
Per il momento queste sono tutte le notizie che potevo darvi sulla Season 3. Quindi questo è tutto, keep fighting, alla prossima!